Salve a tutti youtubers e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Hans. E io sono Luck. Cosa andiamo a fare oggi, Luck? Che Non lo curiosità so, andiamo a lo devi fare? dire tu. Vediamo un po', Andiamo a Antonello. vedere le 10 cose che molto probabilmente non Non sapete su un sapete. nuovo Call of Duty World War Due. 2! Quindi. No, ragazzi, è un nome abbastanza strano. La verità, no, vabbè, a parte gli scherzi. E quindi iniziamo. Quindi cosa dobbiamo fare? Sigla! La fase di produzione del nuovo Call of Duty da parte del team Sledgehammer è iniziata subito dopo l'uscita del Call of Duty Advanced Warfare, quindi nel lontano 2014. Activision ci fa sapere che anche su questo maledetto Call of Duty ci sarà la modalità zombie e infatti avremo un terzo Reich di nuovo. Però c'è qualcosa che va storto perché ci sarà una bella epidemia. Il team Sledgehammer e Activision hanno annunciato che per questo particolare capitolo avranno una particolare attenzione per tutti gli avvenimenti storici ambientati nella guerra mondiale. Molte testate giornalistiche hanno detto che è possibile giocare nel nuovo Call of Duty a due combattimenti fondamentali della Seconda Guerra Mondiale. Esatto. Lo sbarco in Normandia e la battaglia nella foresta di Yurgten, Antonello! Yurgentine! Famosissima sta battaglia! Certo, ovviamente. All'inizio del progetto, il team Sledgehammer pensò al nuovo capitolo come ad un gioco documentario. In questo nuovo Call of Duty avremo porzioni di mappa esclusive per la cooperativa. Esatto. Quindi Antonello, giocheremo insieme e giocheremo a nuove mappe che non posso esatto. giocare da solo in single play. Esattamente. Questa è una grande novità. Call of Duty uscirà nei negozi il 3 novembre del 2017 e approderà su PlayStation 4, Xbox One e PC. Activision ha annunciato tre diverse edizioni, denominate la Base Edition di 69€, la Digital Deluxe Edition di 99€ e la Pro Edition di 99€. Quali sono le differenze? La prima conterrà solamente il gioco base, la seconda includerà anche il Season Pass, mentre la terza presenta gli stessi contenuti della Deluxe Edition con l'aggiunta di una custodia Steelbook in metallo ed altri contenuti ancora non rivelati. All'interno del nuovo gioco di Call of Duty ci sarà una novità, infatti avremo una modalità che si chiama Headquarters. Che cos'è? Nei tempi di attesa tra una partita e l'altra entreremo in una lobby dove potremo far vedere il nostro personaggio agli altri giocatori e ottenere delle ricompense. Credo. Attenzione, me l'ero dimenticata, mi ha corretto. No, corretto, ho ragione. In questo nuovo Call of Duty avremo una nuova modalità dal nome War, ovvero guerra. Però devo essere sincero, è molta figa, perché mi chiederai ovviamente. Perché si potrà giocare online a porzioni di mappe del single player. Ma giocheremo mai online, Antonello? Si spera, perché dovete sapere che io non gioco mai online con i miei amici. E ebbene, è così. Non so perché, sono fissato col single perché player. Perché è un bastardo, sono ragazzi, un bastardo. Basta. Passiamo all'ultima. Activision ha dichiarato che questo nuovo capitolo della saga di Call of Duty è stato pensato sulla base di una personale interpretazione in base alle loro esigenze del mercato. E si decise di raccontare una guerra del passato anziché le guerre futuristiche che il mercato videoludico mastica già da anni. Bene ragazzi, anche questo video... Lo dovevo fare io il saluto, raga. L'ho Però possiamo dire che è giunto al termine. È giunto al termine, però, attenzione. Attenzione. Ricordatevi di fare. Seguire no. le nostre pagine sostenitrici. No, non no, le no. devono seguire. Non le seguite. Semplice. No, seguite. Troverete i link in descrizione. Ovviamente esatto. le loro icone alla fine del video. Esatto. Cioè le loro immaginette, se volete vedere come sono. Ricordate fatte. Sempre di iscrivervi al canale. È la cosa più importante. Lasciare mi piace, esatto. commentare qua sotto e scriveteci quale altro video volete vedere. Sulle esatto. curiosità oppure qualcos'altro. Qualche top. E si ci vede ad un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.